Lete. Campionesse europee di Siso 2013 in Portogallo, fanno parte della nazionale azzurra, eccole qua. Sono plurimedagliate queste atlete in campo internazionale, hanno stabilito il primato europeo nella staffetta 4x50 mista in 3 minuti, 15 secondi e 2 decimi. Tutte insieme sono salite sullo stesso podio per ben 55 volte. Un gruppo affiatatissimo che si esibirà quest'oggi per noi. Le ringraziamo per omaggiarci della loro presenza, ma prima le presentiamo e salutiamo una per uno. Partirà in prima frazione la 23enne della polisportiva Terraglio di Mestre, stile dorso, che agli europei ha portato a casa 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi, Silvia Pavanetto! Con lei 21enne dell'Oscia Como, stile rana, che agli europei ha portato a casa ben 10 medaglie d'oro, Dalila Vignando! La più giovane, 16enne dell'Associazione Futura di Cremona, stile delfino per lei, che agli europei ha portato a casa 9 ori e un argento, Maria Bresciani. Della nostra associazione sportiva dilettantistica Sport Life di Montebelluna, che con i suoi 7 ori e 2 argenti conseguiti ai campionati europei si è confermata una delle nuotatrici di Siso più forti d'Europa e del mondo, è portatrice dell'importante messaggio sociale Niente è impossibile, Martina Villanova. E dunque delle ragazze che hanno davvero scritto la storia per quanto riguarda la nazionale italiana per i campionati di Siso. 3 minuti, 15 secondi e 2 decimi il loro primato europeo. Lo scorso anno, anzi nell'edizione precedente, 2 anni fa, del Memorial Chiara Giavi, avevano stabilito in questa vasca il primato del mondo per tutti noi. Chissà che anche quest'oggi non siano capaci di regalarci una grande prestazione, hanno bisogno del supporto del pubblico e di tutti i ragazzi ad incitarle, incoraggiarle e fare il tifo per loro che indossano i colori azzurri. È Silvia Pavanetto che conclude la sua frazione a dorso, ora Dalila Vignando entra in gara con la frazione a rana. Dalila Vignando, atleta comasca, 10 medaglie d'oro in carriera ai campionati europei, una vera mattatrice. È stato il crono intermedio nella frazione a dorso della Pavanetto. Siamo il tempo metà gara, tempo per loro comunque importante da riferimento di prestazione per queste che sono atlete a tutti gli effetti. Parte la farfallista Maria Bresciani in acqua, atleta cremasca. Atleta di Cremona, chiedo scusa, delfinista che agli europei ha vinto 9 ori e un argento. È la più giovane di tutte, 16 anni, la farfallista di questa nazionale azzurra e si prepara
l'atleta dello Sport Life di Montebelluna, Martina Villanova. Siamo tutti con lei a fare il tifo a questa staffetta mondiale nella vasca di Montebelluna. Il passaggio ci dice 2:34:48, noi abbiamo il crono di 3:15:02 come riferimento, il primato europeo di queste ragazze. E allora tutto il pubblico a fare il tifo alla vasca finale di gara, tutti ad accompagnare verso un'ottima prestazione queste ragazze che hanno bisogno del nostro supporto. Silvia Pavanetto, Dalila Vignando, Maria Bresciani, Martina Villanova, Italia 3:14:73. Questo è il nuovo crono, siamo al di sotto del vecchio primato d'Europa. Naturalmente dobbiamo aspettare l'ufficialità del risultato, chiediamo conferma a tutti i giudici e i responsabili della Disiso per confermare questo primato.